Isola dei Famosi, quarta puntata. Francesco Monte, innamorato di Paola. Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi sono accaduti una serie di episodi davvero strepitosi. Forti litigi tra Cecilia e Alessia. Francesco Monte, in collegamento, svela una notizia interessante. Alessia Marcuzzi, durante la diretta della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, ha salutato i suoi fidati collaboratori, Mara Venier e Daniele Bossari. Successivamente la bionda conduttrice ha svelato che Craig Warwick ha avuto un incidente. A seguito di ciò, i medici gli hanno consigliato di abbandonare il gioco. La Marcuzzi saluta anche i naufraghi e Stefano De Martino. I concorrenti durante la scorsa settimana si sono divisi nell'isola dei Mejor e quella dei Pejor. I protagonisti hanno creato durante la loro permanenza sulle spiagge honduregne alleanze e strategie pericolose. Cecilia Capriotti spara a zero contro Filippo Nardi, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. I naufraghi contestano anche il comportamento di Alessia Mancini, che la vedono troppo autoritaria. L'ex tronista ha detto una frase che non è piaciuta per niente ai presenti. Rosa, riferendosi all'atteggiamento della Mancini, ha fatto intendere che ha lasciato i figli a casa per partecipare a reality show. La Perrotta per questa frase viene ripresa sia dalla conduttrice che dalla Capriotti. La modella cerca di difendere la sua posizione come meglio può. Alessia Marcuzzi chiede a Nardi se si sente indispensabile per il suo gruppo. Lui replica riferendo che è importante dire agli altri cosa fare, badare il fuoco, pescare, eccetera, ma specifica che non lo fa per imporre un ordine. I naufraghi continuano a litigare sulla questione madri che lavorano. La Marcuzzi si collega con la Palapas e comunica ai concorrenti che a volte l'isola è come uno psicologo, li ha aiutati a far cadere la maschera. Una di queste è Francesca Cipriani, che svela ai suoi compagni di avventura che quando aveva 12 anni ha subito atti di bullismo. La bionda è consapevole di non essere una persona superficiale. La showgirl si è sciolta in lacrime e ha dichiarato di aver effettuato dei ritocchi estetici perché non si piaceva fisicamente. Alessia ha asserito che è una persona solare e nello stesso tempo l'ha consolata, dicendole che è una persona vera e diretta. La Marcuzzi ha confidato alla Cipriani che in fondo è la personalità che conta e non l'estetica. La conduttrice parla dei nominati, Alessia, Cecilia e Simone. Il comico ha affrontato la settimana cantando, mentre la Mancini e la Capriotti hanno discusso per tenere vivo il fuoco di notte. Le due donne sono in forte competizione. In diretta Cecilia dichiara che durante la settimana c'è stata più armonia con tutti e grazie a questo si sente più forte. Barbato è stato accusato di non aver collaborato con il gruppo. La Mancini viene chiamata in confessionale. Il padre le ha scritto una lettera commovente. Il genitore le chiede scusa per non essere stato sempre presente con lei. Alessia si scioglie in lacrime e dichiara che al di là di tutto comprende perché in giovane età lui abbia lasciato sua madre, quando lei era piccola. Ora lei spera che i suoi genitori siano felici, anche se sono lontani. Cecilia durante la settimana si è accorta di aver combattuto gli attacchi di panico, e convinta che solo per questo abbia vinto la sua isola. La donna raggiunge la postazione nomination e mette l'auricolare. Il marito la raggiunge telefonicamente e cerca di incoraggiarla come meglio può. La Capriotti ha confessato di aver vissuto questa esperienza con il cuore a metà perché pensava alla bambina, confidando che ora è pronta a tornare a casa. Cecilia accusa Filippo Nardi di non essere una buona persona. La donna sfoga tutta la sua rabbia contro il resto dei naufraghi e ha compreso che sarà lei ad essere eliminata. La Marcuzzi chiude ufficialmente il televoto.
il naufrago che dovrà abbandonare il gioco e Cecilia Capriotti. Filippo Nardi è felice, ma fa finta di essere disinteressato all'eliminazione della Capriotti. Francesco Monte, attraverso un videomessaggio, dichiara che in accordo con i suoi legali non può essere presente in studio, ma preferisce risolvere la faccenda droga in un'altra sede. Il pugliese ha raccontato la sua isola, le sue esperienze. L'ex tronista ha dichiarato di pensare spesso a Paola Di Benedetto. I naufraghi affrontano una prova ricompensa, ma non solo, il vincitore acquisterà la nomina di Mejor. Francesca nasconde dell'uva nel seno. La scenetta a cui assistiamo è davvero comica. I nominati della settimana sono Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amarius. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.